Ciao a tutti ragazzi, io sono Matteo per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e siamo qui oggi con una nuova review del signore che vedete esultare in sovraimpressione. Review che comincia in maniera un pochino particolare con il pack in cui ho trovato Gareth Bale, per il semplice fatto che, ve lo dico sinceramente, non ho ancora costruito una squadra attorno a lui, ma l'ho sempre usato come sostituto, quindi inserendolo a partita in corso, naturalmente nei primi minuti, nel torneo del compleanno di Foot. Quindi senza intesa, però sapete benissimo che quando un giocatore entra a partita in corso ha l'intesa. Queste sono le sue caratteristiche, la carta che ha cambiato di ruolo da AD a ATT. 4 stelle mossa abilità, 3 stelle piede debole, nelle specialità possiamo leggere velocista, tiro dalla distanza e nelle caratteristiche di nuovo tiro da lontano. Queste sono le statistiche più nello specifico: 77 di aggressività, 83 di posizionamento, 79 di visione, 93 di accelerazione, attenzione, 95 velocità scatto, 89 resistenza, 79 di forza e solo 75 di agilità. Queste le statistiche, gli attributi diciamo più tecnici, non quelli del fisico: 85 controllo palla, 84 cross, effetto e dribbling sull'87, 81 di finalizzazione, ne riparleremo, 85 punizioni ma ci interessa poco, 88 tiri dalla distanza, buoni valori di passaggio, 84, ottima potenza di tiro vicino al 90 con 87. Come al solito cominciamo ad analizzare questo giocatore che, vi ripeto, ha ricevuto un cambio di ruolo. Sapete benissimo che col compleanno di Foot sono uscite carte con i ruoli cambiati in base alle posizioni che assumono i giocatori nelle loro nazionali. Gareth Bale è uscito attaccante, quindi potrete usarlo finalmente al centro del campo. Più pro che contro, questo ragazzi secondo me è un giocatore fenomenale. Cominciamo subito. Il primo pro sono le capacità atletiche. Ho scritto capacità atletiche nella solita schermata che vedrete a fine video, per il semplice motivo che ho riassunto tutto quanto, quindi sia la velocità sia la forza. Sulla carta 94 di velocità, quindi poco da dire. La forza, stando a quello che possiamo leggere nelle statistiche, non è molto alta, solo 79, ma in game vi assicuro che, forse unita alla velocità, alla sua fisicità, perché comunque è 1,83 m, è davvero davvero un valore interessante. Secondo pro, nelle caratteristiche abbiamo letto più volte tiro dalla distanza, ve lo confermo, è assolutamente un pro, 88 in game di tiro dalla distanza. È un giocatore davvero interessante anche quando è molto lontano dalla porta, per questo per i più coraggiosi diciamo, io ci ho provato ma non mi è piaciuto molto. Potrete usarlo anche COC per sfruttare questa sua caratteristica, che è davvero davvero notevole, sia col sinistro che col destro. Nelle clip che come al solito vedete scorrere in sovraimpressione ci saranno alcuni gol fatti da Gareth Bale da lontano, ma insomma sapete benissimo che questo è un giocatore che non si limita agli ultimi 20 metri. Era un'ala, adesso è sicuramente un attaccante completo può giocare anche a 30-40 metri dalla porta, essendo pericoloso magari con un dribbling e poi un tiro, ma anche giocando per i compagni. Insomma, il terzo pro è la finalizzazione, che mi ha sorpreso, 81 sulla carta, vi ripeto per l'ennesima volta, era un'ala, quindi magari si potrebbe pensare che spostandolo al centro dell'attacco non sortisca gli effetti desiderati. Non è così, se fate un po' di attenzione, certo qualche gol si sbaglia comunque, ma qui in questo gioco i gol si sbagliano con tutti gli attaccanti. Quell'81 di finalizzazione potrà sembrarvi davvero un valore molto più alto, quasi vicino al 90 azzarderei, perché raramente uno contro uno col portiere sbaglia, e vi assicuro che grazie a, come detto, alle capacità atletiche, alla sua rapidità, alla sua forza e al suo dribbling, che non ho inserito tra i pro ma che comunque con un valore di 84 è interessante, avrete molte occasioni per andare uno contro uno con il portiere. Poi lì starà a voi non sbagliare, perché è molto più difficile sbagliare che segnare. Ecco, questa è un po' la frase che riassume il terzo pro, la finalizzazione di Gareth Bale. Passando al quarto, questo è quello che forse mi ha un pochino sorpreso di più, è il gioco per i compagni. Perché? Perché io pensavo che, essendo un giocatore abbastanza, cioè diciamo un top player, è logico che poi quando lo vai ad inserire in una squadra, soprattutto in una squadra economica come ho fatto io, perché il torneo l'ho vinto con una BPL abbastanza cheap,
pensavo che fosse un accentratore, uno non in grado di girare l'azione verso i suoi compagni, di servire il compagno, di essere utile alla squadra. Non è così, è molto utile alla squadra, quindi può giocare anche in un attacco a due, secondo me quasi meglio che in un attacco a uno, perché è in grado di mettersi al servizio della squadra. E quando dico mettersi al servizio della squadra intendo che può fare degli assist, assolutamente sì, ma può anche, lo troverete spesso, ripiegare in difesa, andare a disturbare l'azione offensiva avversaria per poi ripartire. E ragazzi, quando riparte c'è davvero poco da fare. Quindi vi ripeto, potete usarlo nell'attacco a 2, sicuramente potete usarlo anche nell'attacco a 1, ma attenzione a questa caratteristica, perché è quella che poi lo porta a livello superiore, il fatto di saper integrarsi in una squadra, nonostante si possa pensare che lui sia un giocatore abbastanza, tra virgolette, egocentrico, passatemi il termine, un giocatore, un accentratore di gioco. Non è assolutamente così. Ultimo pro, la posizione, non il posizionamento, che sì, 83 sulla carta, ma non è né un pro né un contro, sta lì, è una buona caratteristica. Come posizione intendo proprio il cambio di ruolo. Questo cambio di ruolo è assolutamente un pro, perché poter utilizzare un giocatore così, così fisico, così forte, con questo tiro, con questa rapidità, con questa finalizzazione, è assolutamente un pro. Secondo me è molto, ma proprio molto più forte come attaccante rispetto che come ala, per il semplice fatto che lui paga un pochino di agilità. Non ho inserito tre contro, però se andate a vedere le statistiche, 75 di agilità, questo valore lo paga un pochino, e assolutamente, se messo al centro del campo, questo suo deficit va completamente a sparire al cospetto di altri milioni di caratteristiche che lui ha, che lo fanno davvero un top player, sia nella sua liga di competenza, quindi la BBVA, sia proprio nell'intero panorama dei centravanti di foot. I pro sono questi, sono 5. Passiamo ai contro, sono 1,5, diciamo. Ho voluto fare molto il severo perché volevo presentarvi un'analisi completa ed accurata. Il primo contro, e diciamo l'unico, è il colpo di testa. Mi aspettavo un po' meglio, onestamente. 1,83 m, certo, non sarà Peter Crouch, non sarà un attaccante, non lo so, un faro all'interno dell'area di rigore, però volevo che fosse un pochino meglio nella ricezione dei cross. Ecco, ho crossato molte volte, ma mi sembra di non ricordare nessun gol fatto di testa. E ecco, se proprio volete essere severi, se cercate un attaccante forte di testa, ecco, non prendete Gareth Bale, ma magari prendete qualcun altro. Se cercate un attaccante forte in tutto tranne che di testa, Gareth Bale è il giocatore che fa per voi. L'unico problema, e qui passiamo al secondo contro, ma voglio dire, è più un punto di discussione che un contro, è il prezzo. Perché? Perché costa 334.000 crediti nel momento in cui vi parlo. Probabilmente scenderà, non so, non credo salirà. Il prezzo va discusso del prezzo, perché semplicemente è una versione completamente identica alla versione alla destra. Che cosa significa? Che se voi comprate l'ala destra e la mettete in corso d'opera, anche in una squadra in cui non ha intesa, come sapete benissimo, in foot avrà intesa 10. Quindi quello che potete fare è comprare l'ala destra e inserirla a partita in corso. La pagate 160.000 crediti più o meno e andate a risparmiare quei crediti. Se siete un pochino più pignoli, un pochino meno pazienti, non avete voglia di ogni volta di fare un cambio, allora Gareth Bale attaccante è giusto prenderlo, per carità. Io probabilmente, se non l'avessi trovato nel pacchetto e avessi avuto i soldi, non l'avrei comunque preso, perché avrei fatto il ragionamento che vi ho detto poc'anzi, quindi quello di prendere l'ala destra e metterla in partita in corso. Però comunque, ripeto, per i più pignoli, come al solito, il prezzo è un po' un contro relativo. Per chi non ha i soldi è un contro, per chi ce li ha un contro non è, perché li spende. E se ce li avete, vi assicuro che li spenderete felici e vi accorgerete che vale quei crediti uno ad uno. La review, ragazzi, si conclude qui. Come vedete nella schermata in sovraimpressione, il voto finale è 9.
Io vi ringrazio, vi invito come al solito a seguirci sul nostro sito utfifaitalia.com e a scaricare la nostra applicazione se avete dispositivi Android. Grazie ancora ragazzi, alla prossima!